Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme a voi voglio fare il test e l'unboxing di questo aggeggino. Questo è un computerino da attaccare alla macchina tramite la presa OBD2 per fare lo scanner della centralina delle nostre automobili. È uno dei più semplici che c'è sul mercato, è anche uno di quelli che costa di meno, quindi vediamo se riesce a fare tutto quello che promette. Riesce a spegnere ovviamente la spia della verga del motore, che è quella che spesso preme un pochino di più. Vediamo come è fatto velocemente. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like. Mi raccomando, condividete questi video sui social, mi trovate su Facebook e su Instagram. In descrizione, come al solito, vi lascerò il link del prodotto, ma anche i vari link riguardanti noleggio a lungo termine e tante altre cose, libri eccetera eccetera. Cominciamo con l'unboxing. Scatola molto spartana, questo computerino lo trovate su Amazon, costa una ventina di euro mi pare. Dentro ci sono le istruzioni, non c'è custodia, non c'è niente, super minimale, essendo economico non perdono tempo con custodie o design di qualche tipo complicato. A guardarla così è abbastanza, è super leggero, praticamente non c'è niente, non va a batteria perché questi computerini qui si alimentano con la presa OBD2 direttamente quando si attacca all'automobile. Semplicissimo, tasto per andare indietro, l'ok, sopra, sotto, più semplice di così si muore. C'è anche la possibilità di attaccarlo al computer per scaricare eventuali aggiornamenti, ma più che altro per scaricare le sue memorie. L'azienda è la King Bolen e il numero del prodotto è YA100. Non rimane che andarla a provare, la proveremo sulla mia Dacia Sandero nuova, vediamo che cosa succede, se si accende, che funzioni ha velocemente. Molto bene, ora colleghiamo la nostra presa OBD2, sarebbe questa, all'automobile. Quindi presa OBD2 va in questo verso, io ce l'ho qua sotto, quella gialla, il nostro computerino si accende. Innanzitutto option, language. Andiamo su italiano. Diagnostico. Allora, per fare questo test dobbiamo accendere il motore. Andiamo ok. Ci sono diversi di questi, anche della stessa King Bolen. Più sono completi, più sono complessi da utilizzare. Errore di comunicazione. Non fa la diagnosi. Proviamo a fargliela rifare. Magari con la vostra auto lo fa, con questa non si connette. Test di tensione. Qui dovrebbe fare il test sulla batteria. Ah ok, 12,3, lo stato è buono. Sì, questo fa anche il test della batteria. Andatevi a vedere le recensioni e soprattutto fate una domanda all'azienda per vedere se è compatibile con il vostro veicolo, perché sicuramente per fare quello che deve fare lo fa. Sì, il problema è che magari non lo fa su auto troppo recenti. Ecco, DTC ricerca vi chiede ad esempio Audi, mettiamo ok, si prega di digitare il numero, il codice dell'errore. Qui si può andare proprio alla ricerca dell'errore, a cosa fa riferimento. Questo era il King Bolen YA100, trovate il link in descrizione se lo volete acquistare, insieme al link del modello più fico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like e ricondividete questi video. Occhio alla descrizione del video perché come al solito vi lascio un sacco di link interessanti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao.